Benvenuti al percorso di approfondimento che è stato studiato per andare ad analizzare i vari step previsti per quanto riguarda il percorso del fitness motivazionale. Cos'è il fitness motivazionale? A cosa serve? A chi è rivolto? Cosa possiamo fare attraverso il fitness motivazionale? Il fitness motivazionale è un concetto in qualche modo nuovo ed ci consente di strutturare le idonee strategie per poter acquisire un maggior numero di clienti per tutti quanti coloro che operano all'interno di centri sportivi, quindi per tutti quanti i player del settore del fitness, passando dagli imprenditori che gestiscono impianti di medie e grandi misure, sino al personal trainer che si trova magari nella gestione o di un piccolo centro o all'interno di una struttura preesistente, lavorando come libero professionista, passando naturalmente per tutto quanto il personale di contatto, quindi soprattutto i receptionist che sono impegnati giornalmente e quotidianamente nel processo di acquisizione di nuovi clienti. Ed è proprio questo uno degli obiettivi del fitness motivazionale, vale a dire studiare le idonee strategie sia per l'acquisizione di nuovi clienti, ma soprattutto per la fidelizzazione dei clienti preesistenti. Come più volte andremo a dire, come ribadiremo, ma come è indicato anche nel libro di testo a supporto dei video, l'acquisizione di un nuovo cliente determina generalmente un costo maggiore rispetto alla sua fidelizzazione. Un costo maggiore perché se noi effettuiamo una campagna promozionale finalizzata all'acquisizione di un nuovo cliente, questo implica che ogni anno tale campagna andrà ripetuta al fine di avere un beneficio, al fine di acquisire nuovi clienti. Purtroppo, da quelle che poi risultano essere le indagini che noi stessi andremo ad analizzare, la percentuale di utenti che resta fidelizzata all'interno di un centro sportivo risulta essere particolarmente bassa. In soldoni, tradotto da un punto di vista pratico, significa che ogni anno noi andiamo ad acquisire e quindi a sostenere un costo per l'acquisizione di nuovi clienti, per poi al termine di ciascun anno e molto spesso nel corso stesso dell'anno andare a perdere queste persone e quindi in qualche modo vanificare l'investimento che è stato ottenuto. Anche perché molto spesso l'unica strategia che si conosce, l'unica strategia che si applica è quella di uno sconto o di una promozione. Sconto e promozione purtroppo determinano in qualche modo un mancato guadagno, poiché l'accesso di clienti che vanno a pagare una quota mensile scontata, sebbene poi vadano in qualche modo a sopperire anticipando una quota di denaro per un periodo di tempo più lungo, in ogni caso si traduce con un mancato guadagno. Il mancato guadagno che risulta derivante dallo sconto. Come se non bastasse, come andremo a vedere man mano che affronteremo i vari step, ciascuno dei 7 step previsti all'interno di questo nostro percorso, avere più clienti per ottenere il medesimo ricavo che avremmo senza l'applicazione di una promozione determina inevitabilmente l'utilizzo anche di un maggiore numero di persone impegnate nel lavoro, un maggior numero inevitabilmente di istruttori, ma anche un utilizzo maggiore della nostra struttura. In buona sostanza, quindi, il fitness motivazionale nasce dalla necessità di soddisfare delle esigenze multiple, con la finalità, abbiamo detto, soprattutto di incrementare e fidelizzare, sottolineiamo questo aspetto, l'utenza di un centro sportivo. Potrà essere utilizzato per motivare al meglio i nostri clienti, ed è questo proprio l'elemento per poter acquisire quelli che sono ancora dei potenziali e invece fidelizzare quelli che lo diverranno. Possiamo motivare, selezionare e coordinare lo staff di un centro sportivo affinché tutti quanti gli elementi che lavorano al suo interno possano farlo all'unisono. Possiamo evitare elementi discordanti e quindi in qualche modo dare fin dall'inizio l'idea, l'impressione di un centro sportivo che opera in maniera maggiormente professionale, renderlo pertanto più attrattivo rispetto ai potenziali competitor. Possiamo naturalmente apprendere come motivare se stessi e migliorare la propria competitività, perché credere nel proprio lavoro, credere nel proprio modello di business è certamente un elemento fondamentale se poi pretendiamo di trasmettere la nostra professionalità a coloro i quali dovrebbero darci credito, a coloro i quali dovrebbero affidarsi alle nostre cure nel nostro centro. Il fitness motivazionale ci permette anche di misurare gli obiettivi raggiunti in modo tale che man mano che saranno applicati i suggerimenti che è possibile apprezzare con il fitness motivazionale, sia possibile misurare il riscontro oggettivo che siamo riusciti ad ottenere. Viceversa, sarà molto difficoltoso poter assegnare una condizione di produttività o invece esattamente il suo contrario dopo l'applicazione di ciascuno degli strumenti. Suggeriamo anche delle strategie che possono ancora di più fidelizzare la clientela impiegando anche quelli che sono i nuovi media, quelli che sono gli strumenti che la tecnologia ci consente
consente di avere a nostra disposizione proprio per reiterare il messaggio.